Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi nuovo video dedicato all'abbigliamento sponsorizzato da Shein. Voglio mostrarvi infatti gli ultimi 6 articoli che ho ricevuto. Vi anticipo che ho selezionato dei capi che seguono le ultime tendenze, quindi vedrete denim, righe, capi ad effetto metallizzato, nei toni però del bianco, nero e grigio per mantenere il tutto un po' più sobrio. E come sempre nell'info box troverete l'elenco di tutti gli articoli che state per vedere più i rispettivi link e anche il mio codice, che per questa campagna è LadyGlow15IT e vi dà la possibilità di usufruire di uno sconto extra del 15% sui vostri ordini senza minima spesa. Vi lascerò anche un altro codice che è A445G da inserire, da digitare nella casella di ricerca su Shein per scoprire gli outfit più trendy di stagione. E ora direi di non perdere tempo prezioso, di cambiare location, così vi mostro gli articoli indossati. Cominciamo con questi jeans metallici argento a gamba dritta che indosso nella taglia 26, che corrisponde all'italiana 40 e la misura direi che per me è assolutamente perfetta. Il materiale è un mix di cotone, poliestere, viscosa e modal, non elastico, spesso e direi anche abbastanza morbido considerando che il tessuto non è elasticizzato. Il colore di base è un blu lavato scuro, ma come vedete insomma sono ovviamente caratterizzati quindi da questo rivestimento metallizzato irregolare argento, è super luminoso, quindi scintillante, e anche modaiolo, insomma, perché i jeans laminati sono estremamente di tendenza per questa primavera. Non so se ricordate che nell'ultimo video dedicato a Shein vi ho mostrato un paio di jeans elasticizzati a zampa con rivestimento metallizzato frontale. Bene, io quei jeans li ho utilizzati tanto anche il giorno di Pasqua e quindi ho scelto un'altra variante sul tema. Questi sono parecchio diversi a partire dal fatto che sono quindi metallizzati anche sul retro. Per quanto riguarda il modello, sono a vita alta con fascette passanti in vita, si chiudono con zip e bottone, hanno due tasche laterali, due tasche anche sul retro, sono poi a gamba dritta come vedete, quindi abbastanza ampie, e terminano con orlo tagliato a vivo. Sono parecchio lunghi, considerate che io non sono altissima, sono 1,65 m, ma ho le gambe molto lunghe, più di 1 m, e questi io posso indossarli solo con i tacchi, non devo accorciarli, però non sono pantaloni da sneakers. Ad ogni modo, visto che l'orlo è tagliato al vivo, secondo me è molto semplice andare ad accorciarli, insomma a tagliarli, quindi anche a casa. Ora, un'altra cosa importante che volevo dire su questi pantaloni è che non so come mi stanno, insomma mi vedo strana, devo dire la verità, voi che dite, perché comunque non sono abituata a questi pantaloni così larghi e che fanno queste pieghe. Insomma, io solitamente utilizzo i jeans elasticizzati che vanno ad abbracciare praticamente le forme, quindi diciamo che sono un po' larghi per i miei canoni, però si usano molto e anche per cambiare, insomma ne volevo uno con questo taglio, con questo modello. Comunque, indipendentemente, insomma, a parte il discorso insomma, di come stanno su di me, io questi jeans li vedo bellissimi, sono originali, sono luminosi, sono modaioli, sono giovanili. Magari non sono i jeans più sobri del mondo, non sono almeno personalmente insomma adatti per uso quotidiano, però secondo me sapientemente abbinati con i giusti accessori, io non li vedo assolutamente eccessivi, troppo audaci, li vedo assolutamente portabili e perfetti per dare brio ai nostri look di primavera, quindi per quanto mi riguarda sono assolutamente promossi. Proseguiamo con questo abito chemisé bianco e nero a righe con cintura in vita. Lo trovate anche in bianco e rosso, bianco e blu, bianco e verde, bianco e marrone. Indosso la taglia XS perché ho letto che la vestibilità per questo capo è abbondante, in effetti è proprio così, quindi vi consiglio una taglia in meno. Il tessuto è 100% poliestere, è morbido, leggero, fresco e non elastico. Il modello è assolutamente molto semplice e caratterizzato da queste righe verticali bianche e nere abbastanza larghe che slanciano quindi otticamente la figura. Ha un colletto quindi a camicia, maniche a 3/4 con fascetta sul fondo, taglio a vita alta con passanti quindi e cintura da annodare in vita, si chiude frontalmente su tutta la lunghezza quindi con bottoni, e per quanto riguarda il modello si allarga solo leggermente comunque verso il fondo, e anche in questo caso è parecchio lungo perché
considerate sempre che sono alta 1,65 m, a me arriva praticamente quasi a terra. Io amo questa lunghezza, insomma, però ve lo segnalo, è sicuramente un abito che è più adatto per donne alte ed è veramente molto molto carino, è assolutamente fedele alle foto presenti sul sito, è un abito sobrio, fresco, veramente che sa di primavera, perfetto per uso quotidiano. Io lo vedo benissimo con una giacca in denim e un paio di sneakers. L'abito chemisier è un evergreen, veramente un classico del guardaroba femminile, e le righe sono protagoniste della moda primavera-estate 2024, quindi non posso non consigliarvi questo abito, che quindi è facile da indossare e adatto a tante occasioni. Cambiamo decisamente genere con questo abito lungo nero aderente in maglia con profili bianchi a contrasto. Lo trovate anche in grigio chiaro con profili invece in nero. Ora, indosso la taglia S, la vestibilità è abbondante per una S, per me insomma andava bene anche la XS, quindi sicuramente se lo volete molto aderente sul corpo vi consiglio di scegliere una taglia in meno. Il tessuto è un mix di viscosa, poliestere e poliammide, è molto molto morbido, molto elastico e anche abbastanza spesso e caldo. Il modello è semplice ma particolare, ha uno scollo come vedete rotondo, scende quindi aderente ma senza assolutamente costringere, ed è praticamente scende morbido fino praticamente al fondo. Non lo vedo molto a sirena come viene descritto sul sito, perché appunto si allarga insomma solo leggermente sul fondo, io direi più che scende morbido praticamente, ed è anche in questo caso una abito parecchio lungo, a me arriva praticamente alle caviglie, insomma quasi fino ai piedi, e quindi considerate che è adatto, più adatto a donne alte, se vi scoccia farlo accorciare, ed è caratterizzato quindi da questi profili, da questi bordi bianchi, quindi a contrasto, verticali e curvilinei, che vanno ovviamente a, anche in questo caso, a slanciare la figura ed enfatizzare quindi la zona dei fianchi. È veramente bello questo abito, a me piace tanto. Devo dire che insomma mi ha colpito molto nella sua semplicità, perché poi alla fine insomma è una specie di tubino lungo praticamente nero, ma mi piace molto sia per il tessuto, che è veramente molto morbido, caldo, abbraccia proprio le forme, va al taglio insomma aderente, va sicuramente a valorizzare la silhouette, è ben rifinito, e mi piacciono molto questi bordi, questi profili quindi bianchi a contrasto, che vanno quindi a valorizzare sicuramente la figura, ma devo dire anche l'abito. È un abito questo molto comodo da indossare, ma nello stesso tempo elegante e sensuale, quindi veramente un modello che riesce a coniugare comfort e stile, e secondo me, a parte l'estate, è sfruttabile praticamente tutto l'anno. A mio avviso, con una bella giacca biker e un paio di stivaletti a punta, è veramente il top. Io sono molto soddisfatta anche di questa scelta. Poi ho scelto questa giacca in denim grigio chiaro con rivestimento metallizzato argento, che indosso nella taglia XS, la misura per me è perfetta, anche la lunghezza delle maniche, il materiale è 100% cotone, di media pesantezza, non elastico, non rigido, devo dire insomma abbastanza morbido e assolutamente inodore. Ora, il modello è veramente quello semplice, insomma quello classico della giacca quindi in denim, ha come vedete colletto, quindi con risvolto, si chiude quindi con bottoni frontali, ha due tasche sul petto con patta, due tasche praticamente laterali. I bottoni sono praticamente in metallo argento, ma non sono lisci come li vedete insomma sul sito, ma in realtà sono caratterizzati da una decorazione molto carina, che insomma se la vista non mi inganna dovrebbe essere un cuore con due frecce, insomma un dettaglio sicuramente che impreziosisce il capo, e abbiamo quindi questa base come vedete in grigio chiaro e questo rivestimento metallico insomma scintillante argento, che è veramente la fine del mondo. Non so se riuscite a valutarlo, a vedere proprio la brillantezza e la luminosità di questa giacca in camera, ma dal vivo è veramente uno spettacolo. Io infatti l'adoro, è sicuramente il capo che ho apprezzato di più tra quelli che vedrete oggi. Mi piace tantissimo
proprio l'effetto del metallizzato, quindi argento, su questa base in grigio, ma devo dire che mi piace proprio il taglio, la vestibilità di questa giacca, perché come vedete ha un taglio che è comodo ma non troppo ampio, e poi anche la lunghezza è perfetta perché copre praticamente il punto vita, insomma arriva sui fianchi, quindi è un modello corto ma non in modo eccessivo. È veramente bellissima, è modaiola, è giovanile, è originale, è super luminosa, è una giacca in denim veramente splendida. Io anche in questo caso, insomma, vale il discorso che ho fatto per i jeans, insomma non la trovo assolutamente eccessiva. Questo è un capo in grado di valorizzare l'outfit, di dare luce e carattere praticamente ai nostri look primaverili, una giacca sicuramente esuberante ma assolutamente quindi non troppo audace. Quindi se volete, se vi piace il genere, insomma, volete assecondare questa tendenza scintillante in ascesa, questo è un modello che vi consiglio di mettere nel carrello prima che vada sold out. Proseguiamo con questa giacca in denim nera modello bomber con spalle cadenti. Indosso la taglia S, ho letto che la vestibilità per questo capo è ridotta, e in realtà ci voleva anche un'altra taglia in più perché, come vedete, per me è leggermente corto di maniche, e quindi insomma ci voleva M, e motivo, insomma, per questo motivo vi consiglio sicuramente per questo capo di scegliere due taglie in più. Il colore, io ho scelto il nero che, come vedete, in realtà è più un grigio scuro ad effetto vintage slavato, ma lo trovate anche in diverse sfumature di blu e anche in un bellissimo rosa. Il modello è attualissimo, veramente bellissimo, e l'ho visto veramente proposto da tanti brand per questa primavera. Ha quindi questo collo praticamente stile baseball, spalle cadenti, zip frontale argento invisibile, polsini quindi e fondo elastico, ha due tasche laterali aperte, e come vedete ha un taglio comunque sul corpo sicuramente non aderente, leggermente boxy, e una lunghezza direi insomma che è quella giusta, nel senso che in realtà sul sito sembra un po' più lungo sulla modella, in realtà però insomma è corto il modello ma non troppo anche in questo caso, perché come vedete copre la punto vita e arriva quindi sui fianchi, quindi direi che ha la lunghezza che è assolutamente perfetta. Il materiale è un mix di poliestere, cotone e viscosa, molto morbido e non elastico, e non ha assolutamente odori sgradevoli. È veramente carinissima questa giacca, insomma obiettivamente è molto di tendenza, insomma molto modaiola, e mi piace tantissimo il lavaggio, il colore, è curatissima nei dettagli, come per esempio la cerniera, quindi è invisibile, e insomma mi piace veramente tantissimo proprio la forma, quindi questo modello che va a riprendere quindi il classico bomber, e sicuramente io l'avrei preferita insomma con una vestibilità un po' più ampia, considerato che è una S e non una XS, perché appunto la sento un po' piccolina per me sia sulle maniche ma anche, come vedete, davanti, a causa dell'elastico insomma sul fondo, quando è aperta praticamente tende ad aprirsi un po' troppo sulla parte frontale per i miei gusti, e quindi ho assolutamente intenzione di prenderla un po' più grande, quindi nella taglia M, in un altro colore, insomma magari prenderò il blu scuro o il rosa, perché anche quello è veramente delizioso. Ad ogni modo, se state cercando una giacca in denim modello bomber per la primavera, questa assolutamente è da prendere in considerazione. Chiudiamo in bellezza con questa giacca in denim nera con interno in teddy bianco, che trovate anche in altri colori, c'è anche un bellissimo grigio slavato, e io indosso la taglia XS perché praticamente nei commenti tutti consigliano per questo capo una taglia in più, e ho fatto benissimo perché la misura per me è assolutamente perfetta, anche perché appunto sapete che non amo le cose over. Ora, il materiale è 90% cotone, 10% poliestere, 5% poliestere, 5% viscosa, ed è questa giacca quindi interamente foderata, quindi all'interno, con morbido, quindi teddy bianco, che però non è il teddy, come dire, non è spesso, insomma è abbastanza sottile, quindi non è il teddy voluminoso, quindi è pesante, delle pellicce invernali. Infatti questa giacca è assolutamente perfetta per il periodo primaverile. Per quanto riguarda il modello, ha quindi questo collo con
ampio risvolto, si chiude frontalmente con bottoni tartarugati, ha maniche ovviamente lunghe con fascette regolabili, abbiamo due bottoni quindi si può regolare la larghezza, abbiamo poi due tasche laterali quindi comode e aperte, e un taglio che come vedete è assolutamente dritto, quindi non è assolutamente una giacca sagomata, è una bella lunghezza perché come vedete arriva insomma su di me a metà coscia, quindi insomma è abbastanza lunga. Devo dire che è veramente una gran bella giacca, è super morbida e calza alla perfezione. A me piace tantissimo il contrasto tra il denim, quindi nero, e il bianco, quindi del Teddy. Stavo proprio cercando un cappottino in denim, quindi non molto corto, e questo è veramente perfetto, è fedele alle foto presenti sul sito, ha un ottimo materiale, è molto morbido, proprio comodo da indossare, è un capo questo, anche questo insomma sicuramente modaiolo, insomma stiloso, è facile da indossare, facile da abbinare, che sta bene con tutto, direi proprio un vero e proprio insomma capo salva look da indossare, quindi quando non si sa praticamente cosa mettere, e questo è sempre insomma perfetto, fa una bella la figura dal vivo, insomma vi assicuro che è veramente anche questo un gran bel capo, quindi io sono assolutamente soddisfattissima anche di questa scelta e sono sicura che è una giacca che sfrutterò tantissimo. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate dei 6 articoli che vi ho mostrato, vi ricordo ovviamente giù nell'info box i link agli articoli e anche e soprattutto il codice e sconto per il vostro shopping, quindi su Shein. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo alla prossima.